Punto e virgola, in collaborazione con Sardalux, pellicole solari, vetri sicuri come la legge 626. Sardalux, le pellicole solari anche per la tua auto. Ciao, sono Fernando. Ciao, sono Angela. Siamo maestri diplomati AMB e vi aspettiamo per i nostri corsi di ballo. Angela Dance è in via l'Italia 49 a Sassari e in via della Loro a Porto Torres. Un ambiente raffinato, piatti gustosissimi, meravigliose pizze, trattoria da Gesuino. La riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino, in via Torres 17 a Sassari. Sardalux, pellicole solari, vetri sicuri come la legge 626. Sardalux, le pellicole solari anche per la tua auto. Sempre su Nova TV, ti guardo tutti i giorni, tutti i giorni. A che ora? Ascolta, una domanda di sera ce l'abbiamo. Ascolta, mi fai un favore, Santina. Sì, tu che conosci tutti, che sei di Oristano, mi dovresti fare il favore, tu che fai la giornalista, sì, di presentarmi il mattacattore della serata. Il vero Cau. Mi farebbe piacere, me lo presenti? Assolutamente. Ciao. Dobbiamo... lasciare. Ciao. Non... ciao Santina. Siamo dietro le quinte, siamo venuti qui da presto anche per seguire i lavori di questo spettacolo che con grandi fatiche Benito e Alverio hanno veramente portato sopra i palcoscenici di gran parte della Sardegna. Importante è dire che ogni data che voi avete fatto, ogni piazza che avete toccato vi ha regalato grandi emozioni e grandi soddisfazioni. Un grande ritorno con questo nuovo spettacolo di Benito e di un Alverio Cau che da tanti anni non lavorava con Benito. Ne abbiamo già parlato in uno dei nostri 5 stelle in piazza, ricordi? Vogliamo ripetere per coloro che in questo momento ci stanno guardando. È vero, probabilmente abbiamo avuto un'overdose con Benito dall'83 al 92, quasi 10 anni insieme, 10 anni di spettacoli. Nel 92 c'era probabilmente il desiderio, la voglia, la necessità di lasciarci, come dire, no? È proprio una cosa che è andata così. Cosa succederà questa sera? Sì, guarda, dunque il discorso è che con Benito abbiamo un impegno, che è quello ogni sera di arrivare sul palco, io e lui, con una cosa che lui non sa e io non so. Quindi non so cosa succederà stasera, so la struttura qual è, perché fortunatamente finalmente abbiamo una scaletta fissata e non possiamo sgarrare. Sono delle interazioni video. Ci sono animali che entrano in scena, che passano, attenzione che veramente c'è anche una gallina, poi non so se la vedrete, quindi armatevi di fazzoletto perché è un problema. È libera, è sciolta. Senti Alverio, sì, io adesso devo parlare con Benito. Vai. Sì. Posso dirti una cosa, anche per chiudere in bellezza questa intervista? È una cosa che ho sempre sognato di dirti. Dimmi. Mattaga. 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 Avete sentito poc'anzi, Alverio ha detto che ogni volta che si fa uno spettacolo, ogni Mattagà, praticamente c'è qualcosa che succede che Benito non sa e qualcosa che Benito fa che Alverio non sa. È vero, Benito? È vero, sì, perché ogni tanto ci inventiamo delle cose, perché se no non c'è divertimento. Ad esempio, una sera ero vestito da Desolina, che facevo la parte di Desolina, e mi ha detto: ma questa ragazza che colore ha? I suoi capelli, signora. No, gli occhi, gli occhi. Fucsia. E lui è scoppiato. Ecco, lui non sapeva che io mi potevo inventare quello, ma io gli ho detto fucsia perché non mi ricordavo che colore. Era un momento di... Ma tra le tante cose che vi inventate, dimmene un'altra. Una cosa che tu hai detto a lui e lui è rimasto un po'... Allora mi ha detto, ma questa cosa, ha detto, no, dove va a cozzare? Beh, gli ho detto, cosa vuoi che ne sappia?